Allora, ciao a tutti. Scusa. No, vieni attento. Ciao a tutti, benvenuti. Allora, lascio giusto un attimo la parola a Mara per un'introduzione su dove siamo, il loro pitch. Poi faccio un breve open mic su Vox Days Milano e poi lascio la parola a Massimo con l'incontro di stasera. Okay? Ciao a tutti. C'è qualcuno che è qui per la prima volta? Tu figurati, no? Ok. Tu neanche, che lavori qua, quindi è inutile che bari inutilmente. Io mi chiamo Mara, lavoro per Micamai, mi occupo della parte di recruitment, HR content management e una parte di gestione eventi, infatti sono qua stasera. Allora, aspetta. Micamai nasce nel 2008 come società di azienda di sviluppo di applicazioni web e mobile, in particolare attorno a quella che è la comunità di Ruby con il framework Ruby on Rails, che da allora resta sempre il nostro linguaggio principe. Ovviamente da allora siamo cresciuti, non sviluppiamo più soltanto in Ruby con Ruby on Rails, ma abbiamo anche altre tecnologie. Per la parte di front-end abbiamo scelto attualmente React e in realtà anche Vue.js, che non ho messo perché sono pigra e non aggiorno mai la presentazione. Abbiamo anche altri tipi di progetti che utilizzano linguaggi diversi, per esempio come Elixir con il framework Phoenix, Node. Abbiamo un department che si occupa di sviluppo di applicazioni mobile native iOS e Android e siamo partner di Amazon Web Services. Questa è una delle mie foto preferite del nostro team, perché quel giorno ho potuto sparare ai capi senza avere nessun tipo di conseguenza. Non ci sono qua, che non vedo, non mi sentono, ottimo. Questi sono alcuni dei nostri clienti, abbiamo progetti soprattutto in tre grosse macro aree, una è quella della moda, va da sé, siamo a Milano e siamo specializzati in e-commerce altamente personalizzati. La seconda è quella del gaming, non perché sviluppiamo videogiochi, ma perché sviluppiamo piattaforme per il gaming online, come per esempio per la gestione dei tornei. E uno dei nostri clienti principali è Riot Games, che fa League of Legends. E la terza è quella dell'area finance, abbiamo anche un po' di progetti in blockchain, per la parte blockchain. Non siamo qua da soli, ma questa è la sede di altre due aziende con le quali formiamo un gruppo. Una si chiama Linkmi e l'altra si chiama Jack Magma. Linkmi, come noi, fa sviluppo di applicazioni web, loro però utilizzano uno stack tecnologico diverso, sviluppano in JavaScript full stack per la parte front-end React, Vue.js e Angular, per la parte back-end Node. La seconda invece azienda è un po' più creativa da un punto di vista sicuramente visivo, loro si chiamano Jack Magma e loro fanno UX, UI, Brand Identity e Motion Graphics. Sono i nostri fratellini creativi più giovani. Lo spazio è grande e quindi alla sera lo mettiamo a disposizione delle community che hanno un focus tecnologico prevalentemente di sviluppo o di web design o di digital marketing. E questa è una lista assolutamente non completa perché, lo ripeto, io sono pigra, quindi una volta che ho fatto la presentazione quella è rimasta e non ho mai più aggiornata. Però insomma ne abbiamo, qualcuna è andata via, altre sono invece tornate in campo. E vi saluto prima di tutto ringraziando Jug Milano, che ormai sono di casa, quindi quasi potrei anche andarmene via, tanto sapete benissimo come gestire il tutto, lasciandovi i contatti di Micamai, la mail generica è info@micamai.com, il sito è www.micamai.com e anche la mia mail che è mara@micamai.com. Scrivetemi se vi sto simpatica, no, non è vero, però anche se volete darmi un ciao, se volete maggiori informazioni sulle aziende che ho citato, se avete anche voi un meetup o un evento che sta cercando casa. Per questi tipi di meetup la sede è gratuita, perché ovviamente non prevedono una fee per la partecipazione. E se volete sapere quali sono le nostre job position aperte, scrivetemi o a info o direttamente a me. Io vi ringrazio e thank you e vi lascio al clou della serata e non vi tedio ulteriormente. Grazie mille. Ciao.
Grazie a te, Mara, e a noi tutti. Prima di passare all'incontro di questa sera, permettetemi, è la prima volta che faccio un pitch, quindi scusatemi due minuti, volevo raccontarvi dell'iniziativa del Voxed Days Milano, una conferenza che si terrà il prossimo aprile, ormai siamo imminenti, dovreste saperle tutti. Chi qua sente per Voxed Days Milano per la prima volta mi alza la mano, pranzo tu non vuoi. Ok, allora è una conferenza di un network di conferenze in Europa. Abbiamo per la prima volta, lo importiamo qua a Milano, è un circuito di conferenze che io personalmente apprezzo parecchio. Tu mi dirai, ma tu sei bias perché in qualche modo adesso mi stai facendo il pitch, può essere, però anch'io possibilmente come alcuni di voi, prima di diciamo cercarmi di mettermi volontario a disposizione per l'organizzazione di questi eventi, l'ho apprezzata in prima persona. Quindi non mancate il 13 aprile a Milano. Per questa sera, e lo dico anche per gli amici che ci seguono a casa, perché voi non lo sapete, ma nel frattempo c'è qualche amico che ci segue via YouTube, c'è un codice sconto che potete usare, potete farne direttamente la fotografia in questo momento, comunque poi lo riscrivo anche in mailing list. Siete tutti iscritti alla mailing list del Giugo Milano, vero? O comunque se non lo siete non pensate di farlo, prendete lo screenshot adesso. Questo vi dà un codice sconto e una limited time offer, quindi non sarà, ormai siamo anche agli sgocci dell'inizio della conferenza, quindi non sarà disponibile fino alla fine. Approfittatene, speriamo di vedervi a Milano al Voxed Days Milano, e questa sera se rimarrete dopo per le solite estrazioni avremo anche l'estrazione gentilmente concessa di un biglietto per voi. Quindi benvenuti a questa serata, lascio per la parola direttamente a Massimo per l'incontro di questa sera. Facciamogli un applauso. Ciao a tutti, io sono Massimo Groppelli e stasera vi parlerò di Dependency Injection e nel particolare Dependency Injection con Spring. Lo scopo del talk di questa sera è raccontarvi la mia esperienza degli ultimi 5 anni in cui ho lavorato in un progetto in Zucchetti, dove lavoro tuttora e faccio parte di un gruppo tecnologico di una decina di persone circa. Il progetto di cui vi ho parlato è un gestionale, e nel particolare un gestionale per commercialisti, facciamo le dichiarazioni dei redditi, ok? Facciamo quello, facciamo, testiamo tutte le dichiarazioni dei redditi per parecchi studi commercialisti in Italia. Ok, di cosa stiamo parlando? Allora, ho riportato la definizione di Wikipedia di Dependency Injection, ma in sostanza la Dependency Injection è nient'altro che un design pattern che serve per lavorare con la composizione di oggetti, nulla di più. Il concetto principale è che l'oggetto dipendente, ovvero quello che ha bisogno delle dipendenze, non deve procurarsele da sole, ma queste dipendenze gli devono essere passate dall'esterno. Il come gli vengono passate dall'esterno è indipendente, possono essere fatte manualmente o tramite un framework di terze parti, ma l'importante è che queste dipendenze siano disaccoppiate dall'oggetto dipendente. A livello di codice cosa vuol dire? Ho fatto un esempio molto, molto banale, cioè un emailer, uno spell checker e un transport. In sostanza il nostro bellissimo cliente per mandare le mail, un controllo ortografico e un oggetto servizio che serve per mandare la mail. Ho sottolineato in rosso nella prima parte di codice le due dipendenze che sono passate nel costruttore e che insieme all'oggetto dipendente formano il grafo di oggetti, l'object graph, che vedete a destra. Sotto ho fatto una normalissima main class e gliel'ho passata manualmente. In quel caso qui si parla di manual injection, la cosa più banale del mondo. Un oggetto semplicissimo, senza niente di strano nel codice, e si crea l'oggetto. Non si sente? Aspetta, tengo in mano. No, lo so, perché voglio... Ok, provo a alzare anche un attimo la voce. E dopo che abbiamo visto il codice di prima, chiunque potrebbe pensare che è una cosa molto banale, e infatti ci sono un po' di frasi che girano, come quella che vi ho riportato, che dice che la Dependency Injection è nient'altro che fornire le variabili di istanza ad un oggetto, nient'altro. È molto semplicistico come approccio, però in effetti è vero. Poi c'è tutto un mondo che ci gira intorno per creare un grafo di oggetti più complicato e per creare un sistema funzionante. Va meglio? Sente? Okay. Ditemelo se abbasso la voce. Ok, quando si parla di Dependency Injection bisogna anche parlare di Inversion of Control, che non vuol dire nient'altro che ribaltare le responsabilità dei nostri oggetti,
Degli esempi concreti potrebbero essere i metodi di test, dove usiamo gli annotation indicando che un metodo è di test, poi c'è un framework che ce lo chiama, non siamo noi che chiamiamo direttamente il metodo, oppure in un'interfaccia grafica qualunque, quando definiamo una callback e viene chiamata in risposta a un click del mouse. Nel nostro caso più specifico, anche il wiring di un oggetto è inversion of control, e in questo caso viene fatto un dependency injector. Che cos'è questo dependency injector? Non è nient'altro che un framework che implementa l'Hollywood Principle, ok? Che è un modo come un altro per definire il ribaltamento delle responsabilità. Okay. La dependency injection negli anni è cambiata tanto in Java e sono stati introdotti vari framework. Il primo in assoluto probabilmente non è stato Spring, ci sono stati altri framework come Avalon o anche come Pico Container ancora prima di Spring, però diciamo che non li ho messi tutti perché altrimenti mi servono 5 slide. Ho messo soltanto i principali e quelli più conosciuti. Addirittura l'Hollywood Principle è stato citato la prima volta nel famoso libro della Gang of Four, dei design pattern. Nello specifico nel template pattern, il classico pattern dove noi creiamo un algoritmo e poi i sottopassi sono definiti da una classe astratta e vengono richiamati. In questo caso è una sorta di inversione delle dipendenze, perché noi definiamo i passi e poi i passi verranno chiamati da qualcuno, che è l'algoritmo che sta sopra. Ok, già con la versione di Spring 1.0 abbiamo tutta la parte di core con dentro la parte di dependency injection basata principalmente sulla configurazione in XML. Andando avanti nel tempo è importante citare Google Juice, che invece è basato su annotation. 2 anni dopo sono stati formalizzati un sacco di standard. Ho citato principalmente la parte GSR 330, la parte per la Java Enterprise Edition, che sono una serie di annotation che servono per fare dependency injection nel modo più standardizzato possibile. E sia Juice che Spring hanno aderito a questi standard, e non solo, i creatori sia di Spring che di Juice hanno partecipato alla creazione di questo standard. Quindi è una cosa condivisa. La cosa interessante nel panorama dependency injection, o meglio più interessante degli ultimi anni, è sicuramente Dagger. Dagger è una grande novità che è nata principalmente per il mondo Android, per la parte mobile. Per vari motivi, perché il mondo mobile è molto diverso dal mondo delle applicazioni enterprise, ci sono dei limiti differenti di prestazioni sulla reflection e per tante altre cose che sono sto qui a spiegarvi. Un passaggio importante di Dagger è il passaggio dalla versione 1 alla versione 2, dove è stato preso in consegna da Google, e diciamo che a livello spirituale è un po' il successore di Juice. Nel 2019, cioè nei mesi attuali, ci ritroviamo con Dagger e anche con Juice. Però come vedete Juice è un attimino più indietro come rispetto a Dagger. Dagger è aggiornatissimo. L'ultima versione è stata aggiornata a gennaio e vabbè, Spring è stato aggiornato a febbraio, ma Spring contiene una quantità incredibile di cose che adesso vedremo. Ok. Il tour di stasera si basa su Spring, per semplice fatto, non perché sia il più bello, ma perché è quello dove ho molta più esperienza ed è quello che ti permette di fare un po' tutto. L'unica cosa che non ti permette di fare Spring è la gestione della dependency injection a compile time, quello che fa Dagger invece, che sfrutta un preprocessore di annotazioni per creare le classi, e diciamo che non abbiamo il problema di validare il grafo di oggetti a runtime e nemmeno quello di comporlo. È una gran cosa, sì, dipende da quello che dovete fare. Okay? A qualcuno piace il code generato, a qualcuno no, ci sono degli ambienti dove serve, e non lo metto in dubbio, per applicazioni enterprise classiche come quella che ho gestito io, anche Spring va benissimo. Allora, di tutto questo ambiente di Spring, io stasera vi parlo soltanto di una minima parte, che in sostanza è la parte di Spring Core Container che vedete lì sotto. Basta, nient'altro. Nient'altro perché non è a parte che è esattamente l'unica cosa che abbiamo utilizzato, cioè non abbiamo usato nient'altro di Spring, e basta d'avanza per fare quello di cui devo parlare. E fa già tanta roba, ma tanta. Tutto il resto lo lasciamo ad altre cose. Ok. Come si fa a far partire questo container di Spring? No, come vi ho detto prima, ci sono mille modi. E diciamo che il più famoso sicuramente è quello storico, che è quello tramite XML. Poi è stata introdotta la gestione con le annotazioni e poi quella con la Java config. Nelle varie versioni di Spring che vedete. Adesso siamo arrivati alla 5, quindi è da un po' che ci sono già. Oltre alle 3 di Spring specifiche, Spring supporta tutti gli standard che sono nati nel tempo. Quindi diciamo che ci sono tipo 5 modi per configurare la dependency injection solo con Spring.
E questa è una prima cosa che chi inizia a gestire la defense jargon spin deve affrontare. Come cavolo faccio? Si può fare quel cavolo che si vuole, addirittura si possono anche mixare i vari approcci. Non so se consigliarlo, certo è che quello che consigliano i developer di Spring è quello di iniziare con l'XML e magari aggiungere la Java config a posteriori, perché comunque si integra abbastanza bene. Discorso diverso per la parte di annotazioni e poi vi farò vedere. Comunque il concetto di base è che prendendo la definizione della classe e la configurazione dei metadati si riesce a creare l'object graph completo. Niente di più. Queste tre configurazioni come le vediamo nel codice? Allora, l'XML, vabbè, penso che lo immaginiamo tutti, si definisce un ID del bin, si definisce la classe, le dipendenze, l'XML è prolisso, sarà brutto quanto si vuole, però per definire delle strutture gerarchiche va abbastanza bene, perché diciamo che fa quello che deve. Le annotazioni vengono messe direttamente nel codice. Io qui vi ho riportato proprio le Spring Annotation proprio perché sono diverse da quelle dello standard, ma sono tanto diverse, cambiano anche proprio, poi vedremo gli scope di default, cambia veramente tanto. E la parte di Java Config, che non è nient'altro che la stessa cosa dell'XML trasportata in una classe Java. A posto di scrivere l'XML lo scrivete la stessa identica cosa in una classe Java. È una questione veramente di gusti. L'unica cosa, non si deve usare la Java Config per dire ok, voglio essere il più puro possibile, perché in realtà sotto c'è un bel proxy cglib che vi fa subclass di tutta questa configurazione per gestire tutte le cose che Spring deve fare. Quindi se lo facciamo per essere puri, no. Cioè se lo facciamo perché è comodo, perché vogliamo fare refactor e sperare che compili sempre tutto e ce ne accorgiamo prima, va bene. Quale scegliere? Allora, quale scegliere? C'è un bellissimo pezzo di documentazione di Spring che tratta proprio questa cosa, e i punti principali sono, loro chiaramente dicono dipende, una risposta bellissima, dipende, sì. Io mi trovo molto d'accordo però con la parte che ho evidenziato in giallo, ovvero che quando la configurazione cresce, quando il grafo oggetto è veramente grosso, le annotazioni sono un grosso problema. Sono belle, sono fighe, anch'io quando ho iniziato per usare annotazioni dappertutto, e le uso, ma non per la dependency injection. Quando il grafo cresce è un problema accorgersi di tante cose. Ok? La Java Config è una bella opzione, sicuramente, però forse è più giusto utilizzarla in integrazione della parte XML, che sicuramente è la parte più flessibile in assoluto e fa quello che deve fare. Per farvi rendere conto, questo è un esempio reale che c'è nella nostra codebase, è un po' cambiato, però diciamo che fa un po' capire quello che vi dicevo. Questo componente qua, che è uno dei componenti principali, ha un sistema di deleghe in sostanza, lo potete vedere senza sapere come funziona, dove c'è la cache di primo e di secondo livello. Si parte dall'inizio e si continua a delegare fino ad arrivare all'ultimo componente. Questa cosa qui probabilmente se l'avessimo fatta con l'annotazione non saremmo mai resi conto che la complessità era così enorme, ma mai. Con l'XML non è che comodo, però almeno quando uno va a modificarlo si pone il problema e dice cavolo, probabilmente qualcosa devo fare. E qualcosa poi è stato fatto. Magari qualche livello di delega e di indirezione è stato collassato e cose varie. Comunque ci si rende conto, anche solo guardandolo, di che cosa fa. Poi considerate che comunque con degli ID un attimino evoluti, che non sono i blocco note, la navigazione non è complessa. Cioè si esce tranquillamente dall'XML a finire alla classe. Certo, se cercate il costruttore non lo troverete mai. Se cercate la classe, venite reindirizzati direttamente sulla parte di XML. Stessa cosa con la Java Config. Se cercate la classe, sì, bene, la trovate. Ma se cercate chi vi chiama il metodo di factory, non lo trovate nemmeno lì. Quindi è veramente abbastanza equivalente, dipende proprio dallo stile. Però qui avete un punto centralizzato che vi fa vedere tutto. E una cosa che sconsiglio sicuramente, se si usa l'XML, di metterlo in giro per i jar, devono essere in un punto solo, perché altrimenti si perde il concetto di centralizzazione. Cioè mettere l'XML in giro per i jar è assolutamente inutile. Allora a quel punto qui è meglio usare le annotazioni. Ok. Come si può fare dependency injection? Si può fare in tre modi. Tutti gli esempi che vedo ultimamente su Spring usano la field injection. E sinceramente un po' rabbrividisco. Rabbrividisco perché è secondo me in assoluto la peggiore. Ok? È sicuramente la più comoda se uno è pigro, comodissima. E come vedremo anche avanti, con Spring, se una persona è pigra rischia di fare dei danni inenarrabili, perché ti permette di fare qualsiasi cosa in veramente 10 secondi. Poi però che se lo si fa in 50 classi dopo comincia a essere un problema.
Ok, sicuramente la parte, cioè le prime due soluzioni hanno uno use case ben specifico. La prima, ovvero quella basata sul costruttore, è assolutamente la migliore per le dipendenze obbligatorie. Cioè con la dipendenza obbligatoria ed è sempre quella, la dipendenza viene messa nel costruttore, si mette final e quella resta. Si creano degli oggetti mutabili, completamente inizializzati, quindi non si possono fare danni. Sono facili da testare, ma si possono testare anche gli altri sistemi, non è tanto quello il punto. L'altra cosa importante, un po' come vi facevo vedere prima nell'XML, è che quando si gestiscono con i costruttori queste cose, ci si rende conto molto facilmente di quando la complessità esplode. Cioè al decimo parametro nel costruttore è molto facile capire che sto sbagliando, ma veramente molto facile, ma anche perché è da noia proprio, quindi magari ti viene proprio voglia di sistemarlo. Viceversa, se tu lo fai con la setter injection oppure con la field injection, ce ne si sbatte altamente, ma proprio altamente. E questo è provato, perché siamo partiti anche noi tanto con la setter injection, tempo un anno era tutto con structural injection. Ok. La parte della setter injection è molto utile per le dipendenze opzionali, quello sì, e ci sono tipo 4 meccanismi di Spring per poterle settare. Sicuramente poi si può mettere in nullable, si può mettere l'optional, si può con l'XML configuration semplicemente non metterlo e non verrà settato, oppure con la notazione di Spring si può mettere il required da false. In questo modo qua la dipendenza non viene settata. Viceversa, se si mette l'autowired come annotazione e non si specifica il required, non funziona. Ok. La field injection invece è comoda per cosa? Per degli esempi sicuramente, e probabilmente per al massimo delle classi proprio top level che non devono avere a che fare con niente. Se dovesse essere proprio un endpoint che è proprio la classe più alta che avete nella vostra applicazione, può anche andare bene. Va bene, ma se si parla di oggetti di dominio e di business logic, sicuramente non va bene. Ok. E l'altra cosa che è facile notare con la field injection è che le dipendenze si nascondono completamente. In realtà si riesce a testare anche la field injection, perché adesso con Mockito si può fare inject mock con un'altra notazione e viene creato tutto insieme, ma certo non è quella la soluzione. Se si può evitare, sicuramente è meglio. Ok, un'altra cosa importantissima sono gli scope, che per spiegarla, per farla breve, sono in sostanza il contesto in cui gli oggetti vivono. E l'altra cosa molto importante è che con gli scope si definisce il tutto in modo dichiarativo, ovvero la classe, il nostro oggetto, non contiene al suo interno il codice per essere o singleton o prototype. È dall'esterno che si dice se una stessa classe, infatti io ho fatto l'esempio, quella definizione di mailer può essere sia singleton che prototype, a seconda di cosa definisce la configurazione. Questa è la cosa più importante, l'indipendenza dal contesto delle classi ed è il vero vantaggio degli scope, che poi dopo, se combinati anche con i profili che vedremo successivamente, permettono di fare delle cose veramente fighe e riutilizzo degli oggetti proprio a massimo. Una stessa struttura dati in un contesto potrebbe essere singleton, in un altro potrebbe essere prototype o session o request o quel che è. Non dobbiamo riscrivere, non dobbiamo pensarci noi. Ok. Principalmente vi parlo dei due scope che abbiamo usato noi. Noi abbiamo usato soltanto singleton e prototype. Nessun altro tipo di scope siamo riusciti a far andare il 99% dell'applicazione. Soltanto in alcuni casi molto specifici è stato necessario fare un custom scope, che però non tratto nel slide perché è una cosa molto complicata. Se volete farlo, guardate la documentazione, ed è un caso veramente residuale. Si dovrebbe riuscire a fare quasi tutto senza. Il singleton non è nient'altro che lo scope che mima il classico singleton pattern, togliendone in sostanza un po' i difetti. Ok? Lo vedete dalle timeline, il singleton vale per tutta la vita dell'injector, con la grossa differenza che il singleton può essere gestito sia in modo lazy che non in modo lazy. Che vuol dire semplicemente che un singleton può essere creato lo startup dell'injector, oppure se vogliamo migliorare lo startup time delle nostre applicazioni, perché è importante, si può gestire con lazy. E questa è una notazione specifica di Spring, non esiste negli standard. Quello che consiglio io è di partire sempre senza il lazy. Perché? Perché poi dopo, se tutte le dipendenze sono lazy e si vuole tornare indietro, cominciano ad esserci problemi. Perché? Perché potrebbe esserci delle dipendenze cicliche e non ce ne accorgiamo, e col crescere comunque della complessità è un problema. Quindi più riusciamo a creare tutto all'inizio, e meglio è.
sotto vedete la differenza tra i singleton e i prototipi, che è semplicemente che ad ogni richiesta il prototipo viene ricreato, punto. Quando una volta che è stato dato la dipendenza, è stata data la dipendenza all'oggetto dipendente, basta, è finito lo scopo del prototipo. Dall'altra parte infatti si vede molto bene che il singleton viene creato, poi sempre riutilizzato, è sempre la stessa istanza di oggetto che viene riutilizzata, e invece la controparte, ogni volta che viene usato, viene ricreato. Okay. Fin qui è tutto facile, il vero problema è quando si vuole iniettare uno scope più limitato in un bin con uno scope più ampio. Questo perché? Perché come vi ho detto prima, lo scope prototype viene sì creato ogni volta che viene fatta la richiesta, ma in un singleton la richiesta verrà fatta una volta sola. E il fatto che venga fatta una volta sola fa praticamente tramutare lo scope prototype in singleton, e questo è un errore molto facile da fare, perché non c'è niente che vieta di fare questo errore qui, e soprattutto quando si comincia è facile fare questo errore. Il problema è che in questo modo qui si condivide lo stato e si rischia di fare dei danni inenarrabili. Come si fa? Visto che è un problema comunque molto sentito, è stato anche standardizzato. L'unica interfaccia dello standard DSL330 infatti è l'interfaccia provider, le altre sono tutte annotazioni. Con l'interfaccia provider cosa si fa? È una factory standard che permette di creare on demand un oggetto prototipo dentro un oggetto singleton. Cosa ci vuole? In sostanza bisogna aggiungere in direzione, quindi aggiungere una factory. Però un altro problema nella composizione di oggetti è che le factory non vogliamo farle esplodere, perché è molto facile quando magari non si usa dependency injector o quant'altro avere un chilo di factory. Per fare che cosa? Niente, la stessa cosa che fa il provider, che è già implementata. Quella che vi ho fatto vedere è l'implementazione di Spring, sempre tramite XML, dell'interfaccia. Si può fare in mille modi, si può fare con annotazioni, con Java config, oppure si può fare con XML, è sempre gestito. Come cambia il codice? Cambia, come vedete a destra. In sostanza, posso iniettare direttamente il servizio che fa il trasporto, iniettiamo il provider, e quando spediamo la nostra mail, si recupera prima l'oggetto e poi si spedisce. Ok? Gli anti-pattern. Ci sono alcune cose brutte che si possono fare con Spring, e tante sono legate proprio alla risoluzione del problema di cui vi ho parlato prima con gli scope. Ad esempio, le wire interface. Il secondo anti-pattern che vi ho portato è un altro modo per risolvere lo stesso caso che abbiamo risolto la slide precedente. Solo che cosa succede? Uno, non si fa inversion of control, perché? Perché direttamente si prende l'ingetto di Spring e si clicca del bin. Due, si crea un accoppiamento stretto tra il framework e il tuo oggetto. Ok? Questa è una cosa che veramente, se si è pigri, viene voglia di fare, perché chiaramente ci vuole di meno che far tutta la menata che abbiamo fatto prima. Però è sempre il solito discorso, se sono poche classi, se è una roba che bisogna fare one shot e via, va benissimo. Se però bisogna creare un oggetto, un grafo complesso, no, perché poi è un disastro. Come è un disastro, un'altra cosa che ho visto moltissimo nella nostra codebase all'inizio è fare interface injection. L'ho chiamato interface injection anche se in realtà non è una vera e propria interface injection, ma è semplicemente un modo per dire che nella nostra interfaccia mettiamo anche i metodi di setter per settare le dipendenze. Questo perché si fa? Perché magari io ho tanti mail sender e voglio specificare un'interfaccia che mi dice ok, oltre a mandare la mail ha bisogno anche del trasporto, va bene. Però non è un gran vantaggio in realtà, perché poi dopo ai client non gliene frega assolutamente nulla che sulla mia interfaccia io ho sia il metodo per spedire che per settare dipendenze. C'è un'esplosione di metodi nelle interfacce e l'equivalente anti-pattern è quello di dividere in due interfacce. Cioè non cambia assolutamente nulla. Sì, probabilmente il client non lo vede, però creiamo comunque delle interfacce per niente. Ok. Un'altra feature veramente bella di Spring che abbiamo usato tantissimo sono i profili. I profili non sono nient'altro che un raggruppamento logico di bin, cioè in sostanza è una sorta di bundle del grafo di oggetti per la vostra applicazione. È un po' un'applicazione che si trasforma con i profili. E gli esempi classici che si fanno sono quelli di utilizzare un database in memoria, oppure di fare un deploy personalizzato a seconda dei clienti che avete. Noi in realtà lo abbiamo utilizzato sì per fare un deploy personalizzato, ma non per i clienti, ma più che altro per gli applicativi con cui andiamo ad integrarci.
a seconda dell'applicativo con cui ci integriamo c'è un profilo differente. Perché? Perché i bean fanno delle cose differenti. Abbiamo usato anche la parte del database in memoria, sì, per fare dei test di integrazione il più rapidi possibile. Questo perché? Perché in questo modo abbiamo un feedback molto veloce di quasi del 90% del grafo delle differenze che abbiamo. Ma non solo, in realtà con questi integration test andiamo a verificare anche che il nostro principale processo di business funzioni correttamente, in tempi abbastanza rapidi. Questo è un esempio preso dalla nostra codebase di profilo, come vi dicevo. In un caso c'è il data source, noi usiamo il pool di Tomcat, ma vale per qualsiasi cosa, qualsiasi risorsa esterna. Una è la configurazione reale. Se vedete tutti questi dollaro graffa sono le proprietà di configurazione dell'applicazione gestite sempre con Spring. Okay. La parte di integration test invece ha un in-memory data source e viene gestito semplicemente con degli stub che rispondono a chiamate sapendo già cosa devono rispondere. Dati un certo tipo di parametri, rispondiamo con dei dati corretti in modo tale che si rompa la dipendenza. Ok, come abbiamo fatto i test unitari? Li abbiamo fatti senza Spring. Questo cosa vuol dire? Abbiamo usato sempre soltanto Mockito, PowerMock, JUnit e SRJ. Soltanto, non è poca roba, però ci sono vari modi per farlo. Spring è anche tutto un modulo di test, quindi si possono caricare XML, tutti, non tutti, si può caricare una parte di configurazione e quant'altro. Noi non l'abbiamo voluto fare perché in questo modo qui si riesce veramente a capire se gli oggetti sono fatti correttamente oppure no, e soprattutto perché il vantaggio non è un granché. Ha sicuramente più senso introdurre degli altri livelli di test. Lì lo potete vedere, nel senso che quello è semplicemente un servizio che fa dei calcoli fiscali, ha bisogno di un tot di cose, di tutte quelle quattro dipendenze passate nel costruttore. Viene fatta una normalissima new. Sotto viene fatto il test e viene usato Mockito per fare quello che si deve, per fare tutta la parte di stubbing. Viene eseguito il test e sotto ci sono le asserzioni con SRJ. Ok, come vi dicevo, è stato aggiunto un livello ulteriore di test, che è la parte di integration test. Come l'abbiamo fatta? Questa parte qui sfrutta pesantemente i profili. Quindi ci sono un tot di bin che sfruttano la parte di integration test, che sono i profili che vi ho fatto vedere prima. C'è una pipeline di Jenkins che cosa fa? Fa tutto il nostro processo di generazione dei nostri metadati e quant'altro. Quando arriviamo alla fine viene creato il WAR, fatto partire un server Jetty, caricato questo WAR e poi vengono chiamate una serie di chiamate HTTP sfruttando il profilo dei test di integrazione. Ok? Questo ci permette, lo vedete dalle tempistiche, in un tempo relativamente breve, parliamo di 2 minuti e mezzo, di avere feedback sul nostro processo di business principale. E soprattutto siamo già sicuri che tutto il grafo di oggetti funziona correttamente, tranne proprio le parti tagliate, cioè parliamo della parte di database, la parte di connessione HTTP, che però non è quello che dobbiamo testare. Ok? Ok, l'ultima parte sono la parte di acceptance test, che è stata fatta come? È stata fatta sempre con i profili di Spring, ma in questo caso qui il profilo è production. Perché? Perché è un sistema fatto e finito. C'è tutto quello che deve esserci, sono le connessioni con gli altri applicativi, c'è tutta la parte di database, è sempre dentro in una pipeline di Jenkins e sfrutta JMeter per fare tutta la parte di test automatico, sia funzionale che anche di carico, ma non è questo il caso. E quello che vedete sotto sono in sostanza i risultati dei nostri test. Ok. Questo qui è un bellissimo libro che vi posso consigliare se si deve partire su questo argomento qua, o anche se si deve rivedere della codebase che c'ha tanta dependency injection all'interno, perché non parla di un framework specifico, ma parla di un po' di tutti i concetti che ci sono dietro. È un po' vecchiotto, diciamo che è del 2009, però è ancora molto valido. Diciamo che mi ha aiutato molto per partire, soprattutto per migliorare tutto quanto andando avanti. Un altro libro molto utile è questo, che non parla in modo specifico di dependency injection, ma la tratta in quasi tutto il discorso, perché comunque è importante per tante cose, anche per la gestione dei test, ma esprimono anche proprio un loro parere sulla tecnica in particolare.
Ok, io ho finito. Se avete domande, sono qua, ditemi, curiosità, qualche perplessità su quello che ho detto, su come abbiamo gestito la cosa, e rispondo. Vai. Volevo capire in quali casi avete effettivamente necessità di iniettare una di, diciamo, di una serie di implementazioni di quell'interfaccia. Hai citato diversi, magari un'integrazione con applicativi diversi, sì. Okay. Ambienti diversi, sì. Avete altre casistiche? Ma aspetta, tu intendi per i profili? No, più in generale in realtà. Cioè, cioè quando dobbiamo switchare l'implementazione? Ma guarda, la Dependency Injection l'abbiamo usata per tutto, sia per il modulo di dominio, sia per quello di infrastruttura. Quindi ti direi qualsiasi tipo di classe davvero. Dalla connessione al database differente, alla parte di HTTP, ma anche proprio tutti gli oggetti di dominio, anche proprio i servizi fisici. Considera che noi abbiamo un'applicazione che deve essere in linea 5 anni. 5 anni vuol dire sono 5 fiscalità in cui ci possono essere i controlli e le logiche di business cambiano. Quindi quello già è uno use case classico dove tu magari devi cambiare logica di business in modo più flessibile possibile. Deve essere sempre tutto retrocompatibile, ma non è che tutte le volte riscriviamo tutta la parte di motore di elaborazione o tutta la parte di dominio. Sono 5 applicazioni in una in sostanza e per motivi neanche troppo per colpa nostra, diciamo, dobbiamo deployare sempre un'applicazione monolitica e non possiamo spezzarla. Cioè proprio non abbiamo scelta. Perché abbiamo ancora tantissimi clienti on-premise. Cioè tantissimo vuol dire 5.000 studi commercialisti on-premise, tanto per darvi dei numeri. E quindi di conseguenza non possiamo. Quindi questa applicazione qui deve girare, c'è semplicemente un container e questo deve far girare tutto. Se riesco, se ti ho risposto, questo è il caso principale. Ok, allora quando? Ti posso rispondere con alcuni termini un po' della DDD, diciamo, dai. Allora, quando dobbiamo creare dei value object o delle entity, di certo non usiamo Spring. Ho visto fare anche quello, ma è una cosa obbrobiosa, cioè quella è una cosa proprio da evitare come la peste. Cioè se un oggetto non ha bisogno di servizi, robe varie, e non ha stato... Facciamo anche la classe statica, non abbiamo nessun tipo di problema a fare una classe statica. Addirittura ho fatto dei periodi con il wording del compilatore attivo, che mi diceva quando una classe doveva diventare statica. Mi ha aiutato molto, per il semplice fatto che comunque la cosa migliore per avere un injector che funziona bene è creare il numero minore di bin di top level. Cioè quindi tu devi emettere meno bin possibili e soprattutto meno possibili qualificati. Quindi se posso fare una classe statica la faccio tutta la vita. Tutte quelle che chiamano util, helper o queste cose qui sono classi statiche. Tutto quello che sono, come per farti capire, value entity sono tutte cose fuori dall'ingetto. Quello che è dentro l'ingetto sono quelli che tu puoi chiamare servizi. La maggior parte delle cose che non hanno stato, o meglio, che non hanno stato mutabile, sono servizi e tu li metti tutti nell'ingetto. Abbiamo anche un sacco di bin che sono prototype, ad esempio il motore delle elaborazioni ha un environment, ma usa anche servizi che mi arrivano dall'ingetto. Quindi questo è il classico caso dove ho un bin di prototipo, dove inietto dei servizi singleton e ogni volta ricreo il contesto. Ok. Quindi se dovete iniettare, passare più in generale dei servizi, dei collaborator, sì. Sì. Però poi tipicamente li unite con usando Spring. Sì, tipicamente sì. Sì. Dimmi. Qualche consiglio invece per quanto riguarda per la sincronicità, cioè il discorso dei non mi è capitato di fare i metodi asincroni per il caricamento massimo di dati. Ho avuto un po' di problemi nel contesto per la gestione del thread. Quindi io sono andato a toccare un po' di scopo, qualche consiglio generale su come gestire questo.
Ma allora, la dependency injection, per come te l'ho presentata io, non ti risolve nessun tipo di problema di concorrenza. L'unica cosa che tu devi fare quando definisci un bin che potenzialmente è singleton, questo servizio qua deve essere thread safe, questo per forza. Allora, sì, beh, no, dico però anche senza bisogno di usare Spring, nel senso che si riesce comunque a gestire tranquillamente utilizzando gli oggetti. Sì, ma guarda, relativamente a quello che vi ho detto io, l'unica cosa di cui bisogna stare attenti è che quando un bin potenzialmente può essere singleton, chiaramente lo stato è condiviso e quindi chiaramente deve essere, allora, come ve l'ho fatto vedere io, è tutto immutabile, quindi prima non esiste. Ok. Se avete un bin di tipo singleton e non è come ve l'ho fatto vedere io, ma avete dei setter o peggio ancora avete dello stato all'interno che andate a creare ogni volta che viene fatta un'invocazione di metodo, chiaramente lì è come qualsiasi tipo di oggetto che viene in cui condividete lo stato. Il motivo per cui io vi ho fatto vedere comunque una tecnica per creare degli oggetti immutabili è proprio per non preoccuparsi di questa cosa. Ok? Ciò sto risposto però, dimmi. Con Power Mock. Anche quelle statiche detettiamo con Power Mock. Le usiamo proprio per quello. Cioè il fatto che tu non riesci a testare un oggetto non voleva dire che non dovevi creare una classe statica. Che è stato un problema dei primi mesi di progetto, che sembrava che tutto dovesse finire nell'ingetto. In realtà non è vero. Cioè una classe statica è statica. Funziona bene, non c'è nessun tipo di problema. Se la devi testare con Power Mock riesci a farlo tranquillamente. Adesso lì non te l'ho fatto vedere, ma ci sono anche dei casi di test dove tu semplicemente con Power Mock cambi il runner del test e riesci tranquillamente a mockare le cose statiche. Ok. Dimmi. Allora, in un mondo ideale, perché tu potenzialmente potresti anche non voler più utilizzare quel framework lì, cosa che, vabbè, penso che nel 99% dei casi non capiterà mai, ma poi soprattutto perché un oggetto che dipende direttamente da Spring, se è un tuo oggetto di dominio, non è di certo la cosa corretta da fare. Cioè, un tuo oggetto di dominio deve dipendere dal tuo dominio e basta. Addirittura non dovrebbe neanche dipendere dall'infrastruttura che ci sta sotto, ok? Se tu pensi in un contesto di inversione delle dipendenze, addirittura i tuoi oggetti di dominio non dovrebbero neanche dipendere dal tuo database, dalla tua connessione. Quindi addirittura farlo dipendere dal framework penso sia proprio la cosa peggiore che si possa fare. Poi, come ti ho detto, è comodo, si può fare tutto, però in cose molto specifiche. L'importante è non farlo, soprattutto nella parte del dominio. Cioè, la tua parte di business logic può essere utilizzata in mille altri casi. Cioè, la mia business logic è un progetto che magari durerà 10 anni. Potrebbe tranquillamente essere presa e essere messa in qualche altro contesto, dove io Spring non lo voglio utilizzare. Se un giorno cambiano le esigenze dei miei clienti, cioè, e io posso anche dividere in microservice le cose, potrei prendere la mia business logic e metterla in un'altra parte dove Spring non mi va più bene. Perché per me 20 secondi non sono più accettabili per partire, magari. La butto lì, ok? La volontà è proprio quella, partire con un progetto che ti dicono deve durare per un sacco di tempo. Cioè, io credo che quel progetto qui nella mia azienda lotterà per almeno 15-20 anni, ma non sto scherzando, e verrà portato avanti di annualità in annualità, cambiando solo le logiche che cambiano dal ministero, tutte le logiche fiscali. Tu una volta che hai fatto il motore di gestione di questa cosa non lo cambi più, però potrebbe cambiare il modo in cui noi eroghiamo il servizio, quello sicuramente, perché di certo pian pianino anche gli studi commercialisti che adesso vogliono ancora il loro serverino on-premise, magari cambieranno il modo di pensare, magari riusciremo a far tutto spezzando l'applicazione, buttandolo in cloud o facendo altre cose. Ok? Niente. Dimmi. Se posso fare eco, a me questa sfiga è capitata, nel senso che mi è capitato di ereditare un applicativo in cui nelle classi di dominio era molto invasiva
cioè, non è mai, il male non è mai, pensa al costo, esatto, pensa agli altri, ti stai volando una bomba, tra l'altro. Noi devi cambiare versione di Spring, nel mio caso erano versioni di Spring con delle API estremamente diverse, e cioè a me serviva una classe di dominio, era buona, non fattura, ma era la cartella clinica, perché avevano inventato della roba, e io, ma io voglio solo. Sì, c'è anche a dire una cosa, che io sono partito con un progetto completamente nuovo, quindi questa cosa è anche più facile da fare. Immagino anche che in certe situazioni dove ci si trova con dei progetti legacy che magari hanno degli anni alle spalle, magari è più complicato. Però se mai si incomincia, mai si riesce neanche a spezzare, ti direi. No, no, lo so. Ma infatti dico, cioè il problema non è Spring in sé, a parte il fatto del casino che c'è, che sono mille modi per fare le cose, ma è proprio cercare di darsi delle regole e dire lo usiamo così. Spring è semplicemente un'implementazione che ti permette di non riscrivere le cose. Posso chiederti una cosa che proprio non ho capito? Non te lo so neanche dire, mi incrisi le slide tornando indietro, perché proprio non ho capito che cosa sto dicendo, quello dell'injection, del prototype. Un attimo che... Okay. Proprio zero, non ti ho interrotto al momento, però se ne ho spieghi da capo. Dove c'era indietro? Ecco, allora, in quel caso qua, stai attento, qui ti faccio vedere. L'emailer è definito come singleton, vedi? Sì. Ok, questo qui è l'oggetto dipendente. Ha dipendenza verso l'oggetto trasporto, che serve per mandare la mail, ok? Io cosa ho detto? Adesso in questo caso qui, l'oggetto trasporto ha stato. Quindi ogni volta che tu mandi una mail, devi creare un oggetto di trasporto nuovo. E come viene modellato? Viene modellato qua. Questo è SMTP, transport, ok? È di tipo prototipo. Quindi cosa vuol dire? Che ogni volta che tu mandi una mail, devi creare un oggetto nuovo. Come fai a farlo? Se tu non fai nulla, cioè togli tutta questa parte qua, ok? Questo oggetto qui è singleton, quindi viene creato una volta sola, la prima richiesta alla view del contesto. Cosa fa Spring? Ti dice, buono, in questa dipendenza qui ti creo un nuovo oggetto, è prototipo, te lo ricreo di nuovo. Bene. Il problema è che quell'oggetto qui singleton non verrà mai più ricreato. Non essendo mai più ricreato, non ci sarà mai più bisogno di riiniettare questo oggetto. Questo oggetto qui, anche se è prototipo sì, ma nel contesto di un singleton. Quindi resta singleton. Diventa singleton, esatto. Ma la domanda è, non sarebbe stato risolutivo fare tutti e due prototipi? Sì. Però se tutte le volte che tu hai questo problema qui fai diventare tutto prototipo, tu hai tutto prototipo, continui a istanziare oggetti per niente. Chiaro, questo mi è chiaro, però intanto hai risolto in un secondo. Sì, è vero. Come funziona? Cioè... Il provider è molto semplice, un'interfaccia get con l'oggetto. Ok? È una factory standard, una factory standardizzata che ti permette di mettere un livello in più di indirizzazione e che ti permette di rompere questa catena qui. Dice, va bene, io ti inietto. Ho bisogno di questo emailer, una volta sola, sì, una volta sola ti inietto la factory e ogni volta che ne ho bisogno faccio factory, dammi l'oggetto e mando la mail. Così. Viene gratis solo con Java X Inject Provider. Sì. Cambia anche come lui. No, sì, quello sì. Sicuro l'ho visto. Ogni volta che chiami send, chiami get, poi get e poi mandi. Sì, allora. Get e poi send. Sì. Beh, considera che allora, adesso qua ho fatto l'XML perché... è molto dichiarativo e fa molto capire bene cosa c'è dietro, ma se tu usi la notation e metti semplicemente, a parte che con la notation, se tu hai un costruttore solo non devi neanche mettere la notazione, funziona da solo, basta che tu definisci provider e funziona già, ok? L'importante è che dietro tu non abbia un altro singleton, perché altrimenti non serve a niente, funziona uguale, se un giorno tu dici di bon, questo qui deve ritornare singleton, metti singleton, il provider funziona ancora, tutte le volte che tu devi mandare una mail ti richiederà una nuova istanza, ma usa quella in cache e te la ritorna. Ok. Okay. È semplicemente un livello in più di indirizzazione, ma non è nient'altro. Non ok. Dimmi. Dimmi. Dagger l'avete considerato? Tu questo l'hai trovato? Dagger, allora, non l'abbiamo considerato per il semplice fatto che la versione di Dagger 2 che è sicuramente quella più interessante, è successiva di almeno un paio d'anni da quando abbiamo cominciato il progetto e ti direi che adesso andare a toccare quella roba lì, no.
certo è che se dovessi cominciare a fare un progetto nuovo da adesso lo considererei sicuramente sì. No, lo so. È vero. No, è vero, però ti dico, non è... Però ti dico, abbiamo comunque dei risultati che per un gestionale vanno più che bene, cioè a fare il nostro processo di business principale ci mettiamo un secondo. E un commercialista se fa una dichiarazione dei redditi ci mette un secondo, non muore, va benissimo, ok? Cioè va, direi che va più che bene, non c'è la necessità, probabilmente ci concentriamo su dell'altro, che sicuramente magari è loro cambiare il tipo di erogazione, quello sicuramente. Però cioè, sicuramente interessante come approccio, niente da dire. Ma quindi voi, cioè, per il vostro use case potreste switchare a un framework di statico di injecting, cioè fare tutto quanto abilità? Allora, sì, soprattutto per la parte di business logic, di dominio, che è quella che mi interessa di più. Tutto il resto dell'infrastruttura intorno oggi c'è, domani non c'è. No, è fatta semplicemente con dependency injection. No, aspetta, parte di dependency di business logic è composta con Spring, ma non c'è traccia di Spring nel codice. Ok, questo ti permette di spostarla e potenzialmente rifarla con qualsiasi altra cosa. Cioè non rifare la parte di codice, rifare il wiring del... Non è auto-wired. No, è passato nel costruttore e nell'XML c'è scritto che devi iniettarlo ed è Spring che te lo inietta, ma domani tu potresti tranquillamente farlo con qualsiasi altra cosa. Okay. Certo è che anche Dagger ha tutta la gestione delle annotazioni che sono sicuramente molto invasive. Poi nulla vieta di annotare un bin e poi non usarlo più, non usare più quell'annotazione lì. Però boh, anche no. No, in realtà l'annotation lo uso molto per fare tante cose, ma non per fare questa. Ma stupidamente anche soltanto per scrivere un tracciatore, quello che mi è capitato di fare un mese fa, si poteva fare con Bin.io, non so chi lo conosce, si poteva fare sia con annotazioni che senza, ma in realtà probabilmente con la parte XML io avevo già come era fatto il mio tracciatore senza bisogno di dover andare a scrollarmi tutta la casa con annotazioni. Sono esempi stupidi, ma le usiamo tanto. Ma magari usiamo sulla parte di infrastruttura per fare la parte di transazioni, per fare la parte di endpoint, non la usiamo nella parte sotto di dominio. Cioè dipende un po' da dove sei, ma non per la dependency injection. Ok. Sì. È anche detto attualmente, però le performance non sono tanto un nostro point of concern, perché tanto in realtà questo viene svolto in premise e quindi, però in realtà quello che ci vedo dietro è una grande opportunità, perché dopo, almeno per come avete strutturato le cose, tu dici cambio il modello di erogazione, passo dall'on premise del cliente al cloud, allora sì, lì magari il secondo per il commercialista non è più di così interesse, però diventa interesse per voi. Allora mi chiedevo, ma in realtà questa cosa l'avete già cominciato a studiare un po' per No, allora sinceramente studiate a livello del nostro codebase no, ma stiamo incominciando a livello aziendale a pensare di provare a cambiare, però purtroppo per tanti clienti non sarà possibile, ma proprio anche per una questione di mentalità, di abitudine, hanno i loro server, hanno i loro tecnici che gestiscono i loro server, vogliono avere tutto lì, però magari per i clienti nuovi sì. E prima dobbiamo cominciare a strutturarci per poter cambiare il tipo di erogazione e siamo più concentrati su quello in realtà che pensare a un altro framework. Certo, sapere che esistono altre possibilità come il Dagger di turno sicuramente è una buona cosa. So se ti ho risposto, però no, diciamo una domanda. Sì, sì, sicuramente. Però non lo stiamo ancora facendo, nel senso che prima c'è tutto un processo che ci sta dietro per cambiare dell'altro, che ci blocca prima. Sì, sì, è una strada aperta sicuramente.
Sì, più che annotazioni, forse anche direttamente le dipendenze con Spring, che sono ancora forse più gravi delle annotazioni, direi. Infatti, infatti. Cioè, se usavi le annotazioni standard, addirittura probabilmente lo facevi il porting ancora più velocemente, perché in realtà Dagger funziona già con le implementazioni standard, quindi su quello lui c'ha ragione. Sì, sì. Cioè, la cosa più importante è il discorso di usare XML annotazione è una questione di gestione della complessità, non è una questione di porting, ok? È una questione più che altro di proprio di come si è comodi a gestire la propria applicazione, ok? Sicuramente. Sicuro. Diciamo che l'obiettivo principale all'inizio era fare un qualcosa che stesse in piedi e negli anni, diciamo, poi adesso sicuramente possiamo pensare a tutto. Adesso che... Allora, ti dico che abbiamo tolto Sonar da 2 anni, quindi davvero non te lo so dire. Per vari motivi abbiamo tolto Sonar da 2 anni e le metriche non te le so dire. Ti direi dei numeri totalmente cannati. L'abbiamo tolto perché creava un po' di scompiglio nel gruppo di lavoro, nel senso che... Con suggerimenti. Sì, sì. Allora, alla fine è stata fatta una scelta molto democratica di... Di più di 2 anni, 3, saranno 3 allora, sì. E, diciamo, è stato tolto. È stato fatto nella parte di inizio di coding spinta, una volta che si è arrivati a un livello... abbastanza di decenza, diciamo che c'era praticamente il 90% di tutta la parte di business, Sonar è stato tolto e si è andato avanti a fare dell'altro. È un peccato, io sono molto dispiaciuto di questa cosa, però... I programmatori invece sono molto contenti. Qualcuno sicuramente è più contento. Diciamo che facciamo ancora un po' di code review, ma non è molto, come si dice, istituzionalizzato il canale di code review e neanche di metriche. Sono problemi di vario tipo, comunque il gruppo non è enorme ma non è neanche piccolissimo, siamo arrivati a 12-13 persone. Si contestava la qualità del codice anche sullo studente. Diciamo che c'erano obiettivi diversi in quel momento. Posso dimmi. Che altro condividere un'esperienza e un giudizio a caso, nel senso che sviluppo un serverino con prima pensavo un framework simile a Jules. Ok. Durante un aggiornamento mi sono accorto che praticamente la maggior parte degli oggetti che usavo erano singleton messi lì dentro da una parte e tirati dall'altra. E diciamo quello che mi è successo è che ha deciso di togliere il framework e lasciare fare tutto quanto a mano. E il problema è che ha funzionato e per la prima quarto d'ora in cui lo vedevo funzionare, ti giuro, mi sembrava che mancasse qualcosa. Cioè avevo l'impressione che non so, tipo quando fai un sistema e manca l'autenticazione ma non te ne accorgi, certo, che va tutto. Dici, non è possibile che sia così facile fare senza. Esatto, quindi volevo un giudizio a capo, cioè cosa ne pensi? Ah, io penso che Spring, oltre ad avere aiutato a non reinventare la ruota nel scrivere le cose, ha anche istituzionalizzato un po' alcuni processi, nel senso che la configurazione è tutta lì, nel senso che c'è un modo solo per fare le cose e questo è un grande vantaggio. Poi, a mano si può fare sempre tutto, però forse è ancora più complicato trasmettere a tutto il gruppo come fare le cose in un certo modo rispetto che dire usa il framework in questo modo. Questo è quello che penso io. Poi è chiaro, per esempio la feature dei profili è una figata, fa un sacco di roba, puoi combinare i profili con Endor, robe varie, con dei not, e l'abbiamo usata tantissimo. Cioè quella è una cosa che dovrei rifarmi a mano, completamente a mano, ad esempio. Cioè non era in dependency injection pura, cioè mi fa anche da container della configurazione, mi permette anche di switchare, mi permette anche di fare un tot di cose con gli scope, dovrei implementarmi tutto. Però capisco anche che in applicazioni più piccole e magari più focalizzate su cose diverse, sì, è vero, si può fare tranquillamente. Cioè io la vedo più come anche un modo di dire, abbiamo standardizzato un processo e certe feature qua ce le abbiamo già, non dobbiamo farle, dobbiamo solo dire come utilizzarle al meglio. Mondo, e tu decidi cosa ti serve.
puoi usare niente, puoi anche non usare nulla. Sì, però lo puoi anche, come dice lui, non lo usi. Sì, cioè, no, quello c'ha ragione. Dire, puoi usare no, no. Una sola cosa di sì, sì, sì. Offre, però c'è neanche a me è andato in mano un progetto di fatto in Spring, recente l'ultima consulenza, un progetto di Spring che partiva solamente Spring Boot. Era finito l'utilizzo di Spring. Poi hanno voluto metterci circuit, il controllo di qua di là, aveva implementato tutto con dei new, non si poteva utilizzare Spring, tutto il resto di Spring, si erano legate le mani da solo. Cioè, una volta che tu ce l'hai e lo tieni semplicemente controllato, che possa ancora utilizzare tutte le altre parti, è uno strumento in più. Io sono però d'accordo con lui sul fatto che quando non ti serve tu non devi usare nessuna feature aggiuntiva, devi semplicemente hai una codebase molto piccola, probabilmente non ce n'è nemmeno bisogno. Però anche solo Jet e Spring Boot che ti serve, minimo ti serve, già solo Spring Boot che ti parte con Jet è regalato. Sicuro? Con una riga. Sicuro? Anche solo Jet. Controller, poi controller, ti dà comunque tanto. Sicuro, però stai già parlando di una feature diversa da dependency injection. Ma però te la dependency te è regalata. Sì, lo so che è regalata. Cioè, ma infatti un motivo principale con cui si usa Spring è anche perché si usa già Spring per altre feature, esatto. E si usa direttamente quello che c'è già senza dover introdurre dei framework più specifici come Juice o come Dagger, che in realtà come responsabilità non è soltanto una, fare dependency injection fatta bene. Vero. Okay. Però non ti dà. Sì, sì, dipende da quello che si deve fare. Io lo tocco leggermente perché per come era tratto il mio server, in un secondo devo rispondere a 1000 richieste. Ma certo. Spring non l'ho mai apprezzato per l'agilità, quindi diciamo, penso che il codice compilato secco aiuti un po' l'agilità. Ma sicuramente, ma infatti come ti ho detto prima, ho fatto vedere anche la parte di accept and test proprio per quello. Cioè noi in un secondo osserviamo una richiesta di un commercialista che fa una dichiarazione e va bene. C'è uno use case penso completamente differente, proprio un altro mondo. Cioè per fare un gestionale va più che bene, per fare quello che devi fare tu probabilmente no. Ma infatti, come rispondeva lui, per progetti differenti che dovremmo anche fare, progetti più infrastrutturali, sicuramente valuterò Dagger, sicuro. O Dagger o se arriverà qualcos'altro che farà, che utilizzerà quell'approccio lì. L'unica cosa che posso dire è che di veri errori a runtime ce ne sono stati proprio pochi. Cioè una volta che tu sei abituato a lavorare con l'IDE in un certo modo, capita raramente che arriva la build di gente che ti manda la mail perché è fallito, perché non funziona Spring. Cioè questo è una cosa che posso dire, però sul problema di performance sicuramente. Ok. Sono altre domande? Ma io ho una curiosità. Dimmi. Ma si può dire grandi linee più o meno come è strutturata l'applicazione, se avete, non so, front end, web, non back end. Allora te lo dico, allora l'applicazione è partita con un requisito molto semplice, bisogna fare la parte di business logic, e questa parte di business logic doveva essere poi dopo appiccicata ad un altro progetto che faceva tutta l'altra parte gestionale per il commercialista web, e ad un altro progetto che è scritto in COBOL e invece doveva utilizzare un'interfaccia rich client. Ok? Questo è anche il motivo per cui noi inizialmente non abbiamo usato Spring MVC, non abbiamo utilizzato niente, abbiamo semplicemente, ma ci siamo solo concentrati sul fare una parte di business logic fatta bene. Cioè è anche stata una scelta non tanto perché volevamo fare i puristi, ma più che altro proprio dovuta, perché la richiesta era proprio questa. La realtà è che poi alla fine siamo riusciti a fare un'interfaccia web sola, e dalla parte COBOL vengono fatte delle chiamate tramite socket e viene aperto direttamente un browser. Quindi il browser comunica con la parte COBOL e la parte COBOL comunica con la parte web. Siamo riusciti tramite socket a fare questo lavoro qua. Quindi diciamo che l'applicazione è una classica applicazione gestionale con un database sotto, funziona su Postgres, funziona su SQL Server, c'è la parte di business logic. Sopra c'è la parte di interfaccia web, che poi dopo differisce tanto nelle varie integrazioni per il modo con cui comunica con l'ambiente che la ospita. Ok, questo sto fatto più o meno capire. Domande? Vai.